tutti, io sono Paolo. Io sono Giorgia. E assieme ai nostri pelosi Blanca, Gioia e Chico vi portiamo in giro con noi nei nostri viaggi, con il nostro van e da poco anche con le nostre biciclette. Vieni qua. Anche noi, come altri ambasciatori di questo progetto, siamo stati coinvolti e siamo stati felicissimi di essere stati coinvolti in Un Sacco Pulito, anche perché è un tema che a noi ci sta molto a cuore. Perché spesso e volentieri andiamo, quando viaggiamo col camper, con le biciclette o qualsiasi mezzo che viaggiamo, capita spesso di trovare rifiuti in giro e di non trovare magari i bidoni giusti per fare la raccolta differenziata. Come spesso accade nei posti dove ci fermiamo, purtroppo molto spesso accade, troviamo per terra di tutto. C'è da dire che inizialmente anche noi, come spesso succede, passavamo davanti a questi rifiuti magari anche solo col pensiero di poter fare qualcosa di buono, ma non lo facevamo. Da qualche anno a questa parte invece il problema ci è entrato più a cuore e abbiamo cercato di, primis noi, a sensibilizzarci un pochino di più rispetto a quello che è il problema dell'ambiente e dell'ecologia. Grazie a questo progetto che ha lo scopo di poter non solo da parte nostra dare l'esempio a chi ci segue, ma poter, come si dice tra virgolette, influenzare chi ci guarda a poter fare un qualcosa tutti per l'ambiente. Noi con il van e per i tempi che abbiamo non siamo andati tanto all'estero. A parte, vabbè, magari in Spagna, siamo passati magari per la Francia, dove abbiamo visto più rifiuti lasciati così per terra e per le strade, eccetera, viene da pensare soprattutto al meridione. E spesso, appunto, come diceva Giorgia, non solo si trovano tanti rifiuti per terra, ma non ci sono neanche, anche volendo fare una raccolta, cercare di fare delle raccolte, non ci sono posti dove depositarli. Secondo me questo è un altro grosso problema di tutti i rifiuti che troviamo in giro. Il progetto Un Sacco Pulito, oltre ad avere come scopo quello di cercare di ripulire l'ambiente, sta cercando anche di coinvolgere campeggi, sta cercando di coinvolgere strutture nella zona in cui si visita, a far sì che loro possano aiutare chi, come noi e come spero tanti di voi fanno queste raccolte, di poterle depositare. Un Sacco Pulito è un progetto molto ambizioso che diciamo ha lo scopo di cercare di ripulire i posti visitati. Coinvolge tutti quanti, non solo noi ambassador, influencer, youtuber o chiunque nel mondo del web, ma coinvolge veramente tutti. All'interno del sito c'è uno spazio molto divertente dove chiunque, sia noi ambassador che le persone private, c'è una classifica dove si possono mettere delle foto con le varie raccolte dei rifiuti, così tanto da fare una classifica generale di chi ha fatto più raccolte. Con questa iniziativa speriamo di poter coinvolgere molte persone, perché purtroppo il mondo, il posto dove ci ritroviamo, è sempre più sporco e tante volte siamo insensibili a questo problema. Quello che vogliamo far vedere anche noi attraverso i nostri viaggi, le nostre raccolte, è che veramente bastano 5 minuti del nostro tempo per raccogliere un sacco, due sacchi. 5 minuti del nostro tempo, se li sommiamo a quante persone siamo a questo mondo, possiamo fare veramente cose veramente importanti. Cerchiamo nel nostro piccolo di migliorare il mondo. 5 minuti del nostro tempo per cercare di migliorare questo posto meraviglioso che è il mondo. Ciao!